ed è subito sera. Incontro con la poesia a cura di Andrea Maggi. Eccoci di nuovo qua con il nostro appuntamento settimanale con la poesia qui su Radio Dolce Vita, la radio della città di Ferrara. Da parte di Andrea Maggi un abbraccio a tutte voi, a tutti voi che ormai da più di 3 anni mi seguite sui 104.2 oppure su internet con il nostro e il vostro appuntamento settimanale con la poesia. Una delle ultime volte abbiamo trovato un autore ferrarese, un personaggio importante nella storia del cinema, della sceneggiatura, è stato un regista, uno scrittore, parlo di Folco Quilici. E questa settimana incontriamo un altro grande ferrarese che ho avuto anche la fortuna di conoscere quasi 30 anni fa in occasione della sua venuta a Ferrara quando gli fu conferita la laurea honoris causa dalla nostra università. Sto parlando di Michelangelo Antonioni, grande regista conosciuto in tutto il mondo, un regista, un personaggio enigmatico, un personaggio complesso che ci ha lasciato però anche alcune poesie molto belle che sono raccolte in una pubblicazione rarissima che si chiama A volte si fissa un punto, una pubblicazione edita proprio nel 93 in occasione di quel momento in cui la nostra università conferì la laurea ad honorem al maestro Michelangelo Antonioni. Vi propongo 2 brevi poesie del maestro. La prima si chiama Maggio 1956. Davanti a un negozio di articoli di gomma è fermo un uomo. Piccolo, magro, anziano, molto male in arnese. Quello che colpisce è l'espressione con cui guarda la vetrina. Estatica, divertita, incredula, curiosa, un misto di sentimenti che danno al suo viso una straordinaria mobilità. Sorride con le mani sul vetro contro il quale schiaccia ogni tanto il naso per vedere meglio. Nella vetrina ci sono 3 manichini, una donna con la tuta dimagrante, un'altra con l'impermeabile, una terza con un vestito estivo e un grembiule da cucina, di gomma. Sul piano della vetrina un foglio di carta azzurra raffigura un laghetto e dentro ci sono delle oche di gomma. Ai rami che sporgono dalle pareti sono appese 3 scimmie di gomma. Sotto una tigre. Vicinissimo alla tigre una bambola. I 3 manichini sono fissati nell'atto di fare un gesto inutile. Le loro espressioni sono sorridenti. L'uomo guarda tutto e continua a sorridere anche lui, senza accorgersene. Gli domando perché ride, indica la vetrina. Non vede? C'è una ragazza vestita d'estate, una vestita d'inverno, qui piove, 10 centimetri più in là? No, c'è la tigre e vicino alla tigre, tranquilla come una Pasqua, una bambina. C'è la scimmia, l'oca, il lago, i monti, l'estate, l'inverno, le bestie feroci, quelle domestiche, tutte insieme e tutti contenti e beati. Un'altra breve poesia contenuta sempre in questa pubblicazione. Un paesaggio di pianura alle foci del Po. Un piccolo paese di case basse colorate. Alla fine di una strada il marciapiede continua, niente più case ai lati, solo il marciapiede che si prolunga verso l'argine del fiume. Accanto al marciapiede alla sera c'è sempre un camioncino vuoto, come se il proprietario abitasse lì dove non ci sono case. Ecco, due poesie molto particolari. Questa seconda ambientata dalle nostre parti perché parla delle foci del Po, mentre la prima, quella di quest'uomo anziano, magro, piccolo, ma messo male, che davanti a un negozio di articoli di gomma vede
tutta questa serie di cose e fa un ragionamento quasi infantile, fa un ragionamento quasi puerile, vede tanti soggetti diversi, addirittura una tigre vicino a una bambina, le quattro stagioni rappresentate da diversi pezzi di questa vetrina, e dice tutte queste cose stanno insieme e tutti sono contenti e beati. Ecco, queste due brevi poesie, come tutte le altre contenute in questa pubblicazione, che se volete potete trovare alla biblioteca comunale, sono commoventi e sorprendono e ci offrono un grande artista da un'altra visuale, ma ce la fa apprezzare anche sotto questo aspetto. E nel caos di oggi questi flash, queste visioni sono quasi ristoratrici, sono purificatrici. Come dice Martin Scorsese, il regista, nella prefazione dice testualmente: parole e disegni creano dei flash abbaglianti in movimento, come fotogrammi tagliati dai suoi film, che diventano a loro volta dei dipinti. Come in tutta la sua opera migliore, la precisione delle sue osservazioni, l'intuizione improvvisa della realtà, danno l'impressione che abbia tentato di fissare, anche solo per un attimo, l'aspetto fugace della vita stessa. Sfogliando questo libro, una serie di veli sembrano essere sollevati da una mano invisibile. La vita viene scomposta e ricomposta. Antonioni ha creato, attraverso la sua indagine rigorosa e riflessiva, come messo in evidenza in tutto il suo lavoro, un oggetto di meditazione e di conforto per il lettore. Sono, come dice Martin Scorsese, dei flash. Non a caso il titolo di questa pubblicazione è: a volte si fissa un punto e vengono fuori delle considerazioni che a prima vista potrebbero sembrare banali, ma che in realtà sono molto profonde. Come sempre è stato profondo ogni campo in cui si è applicato il nostro grande Michelangelo Antonioni, un personaggio appartato, solitario, sempre inquieto, ma allo stesso tempo vigile e saggio. Un grande regista, pensate Cronaca di un amore, il suo primo lungometraggio, ricordo Identificazione di una donna, l'ultimo nel 1984. Pensate, nel 1960 Antonioni è stato costretto a subire Cannes i fischi per l'avventura, è necessari, dice Carlo Di Carlo, un altro regista, a far capire il senso di un film che di colpo divide il cinema dal passato da quello del futuro e che lo pone da quel momento quale interprete della modernità. Michelangelo Antonioni, oltre alle poesie, è stato anche uno scrittore, ricordo un bellissimo testo, quel Bowling sul Tevere, che magari potremo incontrare una delle prossime settimane, è stato anche pittore e quindi un artista tutto tondo, uno dei grandi ferraresi di cui dobbiamo essere orgogliosi anche per questi versi. Sembrano quasi delle lettere che Michelangelo Antonioni ci spedisce ogni volta che le leggiamo. Ligabue ha scritto una bella canzone, poco conosciuta, ma che amo molto, e si chiama proprio Lettera a G. Ascoltiamola insieme. Se ti scrivo solo adesso, un motivo ci sarà. Non è mica San Lorenzo, non ci sono stelle matte su sta piccola città. Non ci sono desideri da non dire come tempo fa. Il destino va la sua puntualità. Hai lottato come un uomo con la brutta compagnia, che non eri mica stanco, che nessuno mai è pronto quando c'è da andare via. Hai pregato bestemmiando per
per la rabbia, per tutta l'angoria, per le scelte che stava facendo di là e là. Tardi, e nemmeno il diario vinto, le bambine occhiate in chiesa sono tutte quante spose, sono tutte via da qui, non si affaccia più tua madre alla finestra, a una retuta. Non c'è neanche più la tua curiosità, la 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 ragazze che sceglievano fra noi, e dove la nave scuola che hai confuso con l'amore, forse lo era più che mai, non c'è più la pallavolo e i tuoi attrezzi, non c'è più la. Ci sono più tutti quanti i tuoi guai, la 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 la. Quando hai solo 18 anni, cose che non sai, quando hai solo 18 anni, forse invece sai già tutto, non dovresti crescere mai. Se ti scrivo solo adesso, è che sono io così, e che arrivo spesso tardi, quando sono già ricordi che hanno preso casa qui. Non è vero ciò che ho detto, qua c'è tutto a dire che ci sei. Fai buon viaggio e poi riposa se vuoi. La 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 la. Per l'aforismo questa settimana ci affidiamo all'umorismo di Oscar Wilde e non sbagliamo mai. Oscar Wilde dice: vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste. Ecco tutto. Un abbraccio e appuntamento alla settimana prossima qui su Radio Dolce Vita con il nostro e il vostro appuntamento settimanale con la poesia. Avete ascoltato Ed è subito sera, incontro con la poesia a cura di Andrea Maggi.